Io penso che questo sia un passaggio per certi versi anche molto significativo, perché ci sono stati altri momenti in cui la città è stata chiamata a una mobilitazione, ma credo che sia la prima volta che un sindaco chiami a raccolta gli ordini professionali, gli intellettuali, le forze della società civile. E questo passaggio va letto insieme al passaggio che ci sarà lunedì. Io credo che lunedì il Consiglio Comunale darà un mandato politico al sindaco di tutelare la città, ma questo non bastava, non mi basta. Io credo che la città debba dirci che cosa dobbiamo fare. Per cui da questo incontro io mi aspetto di sapere e di conoscere cosa vuole fare la città. Certo, anche di rivendicare l'esigenza di condurre una battaglia in quelle che sono le prerogative della città di Catanzaro, che è una città civile, che è una città dialogante, che è una città serena, che ha sempre cercato di rapportarsi con il resto del territorio in maniera ragionevole. Noi quello che chiediamo non è nulla che non sia la ragionevolezza e l'equità delle scelte che vengono compiute. Credo che in questo periodo si siano sovrapposte due vicende che rendono tutto più complicato e che bisognerebbe tenere separate. Una è la questione dell'integrazione delle aziende, che è una questione che riguarda la sanità calabrese e che non può essere assolutamente più rimandata. Questa frenata che c'è stata sull'integrazione si è accompagnata a un'accelerazione molto brusca sulla facoltà di medicina. Bisogna spazzare la sovrapposizione tra queste due cose. Noi chiediamo che si proceda all'integrazione e chiediamo che il discorso sull'università, lo abbiamo chiesto e continuiamo a chiederlo, venga fatto in una maniera complessiva e ragionevole. Non sta a me dire qual è la migliore strategia di sviluppo del sistema di alta formazione della Calabria, ma sta a me chiedere che questo sistema tenga conto delle esigenze di tutti i territori e sia valevole per tutti. Se noi riteniamo che si possa dare ai cittadini calabresi e ai giovani calabresi la possibilità di studiare in Calabria ampliando l'offerta formativa di medicina, questo valga anche per ingegneria, per architettura a Catanzaro, per ingegneria a Reggio. Se si procede soltanto per un territorio si scoperchia il vaso di Pandora dei campanilismi e delle lotte tutte giocate sulla forza e non sulla politica tra i vari territori. Chi ha scoperchiato il vaso lo richiuda e torniamo a ragionare collettivamente insieme. Allora, una presa di coscienza collettiva affinché tutta la popolazione catanzarese, ma anche calabrese, si renda conto di quello che si sta verificando a Catanzaro e in Calabria, affinché si possa alzare il livello del dibattito. È svilente pensare che questo dibattito sia assurga un ruolo prettamente campanilistico, perché non è così e non vuole essere così. Anche il Consiglio Comunale che abbiamo convocato, che ho convocato da qui ai prossimi giorni, sarà lunedì, ha l'intenzione proprio di, se voi leggete l'ordine del giorno del Consiglio Comunale prende in considerazione le prospettive calabresi sulla sanità e sull'università, quindi non è riferibile a una questione prettamente catanzarese, non bisogna ridurla a una questione prettamente catanzarese, ma è una questione che deve riguardare tutta la Calabria affinché si abbia un'ottica e una prospettiva collettiva, comunitaria, regionale e non per la singola città, perché non servirebbe a niente. La guerra tra poveri non ci piace, non è questo il nostro obiettivo e non è questo, non è l'obiettivo di scagliarci contro nessuna città, ma di portare il dibattito da un punto di vista costruttivo e soprattutto collaborativo tra le varie città calabresi. Sì, grazie signor Presidente, ho presentato la mozione già qualche mese fa perché sollecitato da tante associazioni e da tante donne, soprattutto quando si parla di vulvodinia, una patologia che colpisce il 15% delle donne, soprattutto dopo l'età adolescenziale, ma in maniera diffusa in tutte le età, inserendo poi anche la neuropatia del pudendo e la fibromialgia, che purtroppo colpisce anche gli uomini, spesso con dolori invalidanti che non permettono alle donne o agli uomini che ne soffrono di poter svolgere anche le attività lavorative, di studi. Tante regioni già si stanno attrezzando inserendole all'interno dei LEA.
Credo che una regione come la nostra, che tanti sforzi sta producendo in ambito sanitario, debba fare uno sforzo in più affrontando questo argomento, che vede anche un'immigrazione sanitaria importante, perché oggi in Calabria non ci sono centri che offrono le giuste cure e soprattutto manca la formazione per quelli che sono appunto i medici e il personale sanitario nella nostra regione. Il mio augurio, come dicevo prima, è che anche la Commissione Sanità possa fare sua questa mozione e tradurla poi in una proposta di legge. Attraverso la mozione si impegna la Giunta ad inserire dette patologie nell'elenco delle malattie croniche invalidanti all'interno dei LEA, di sostenere all'interno della Conferenza Stato-Regioni e in Commissioni Nazionali per l'aggiornamento LEA la possibilità di inserimento di queste patologie nell'elenco delle malattie croniche invalidanti tutelate dal Servizio Sanitario Nazionale, assicurare una corretta formazione del personale medico, individuare i presidi sanitari pubblici da specializzare per la cura di queste patologie, definire protocolli terapeutici e percorsi riabilitativi adeguati, promuovere scambi di buone prassi con presidi ospedalieri specializzati anche di altre regioni e soprattutto promuovere campagne di sensibilizzazione e di prevenzione dei cittadini che hanno queste patologie. Concludo, signor Presidente, evidenziando che probabilmente, anzi sicuramente dagli studi, sono oltre 100.000 residenti, cittadini regionali che soffrono di queste patologie, quindi una percentuale importante, e mi auguro che la Calabria sappia cogliere questa sfida e soprattutto vincerla. Grazie. Grazie collega Lecci. Pongo in votazione la mozione. Favorevoli, contrari, astenuti. La mozione è approvata. Un regime alimentare completo ed equilibrato. La dieta mediterranea conferma le proprie qualità benefiche, fissate dall'UNESCO nel noto riconoscimento di patrimonio dell'umanità. Ampio consumo di cereali, olio extravergine d'oliva, ortaggi, frutta e pesce, ma anche pochissimi grassi tra i punti di forza. Se ne è parlato al Naturium di Monte Paone Lido nel corso di un incontro con la dottoressa Leonora Nardo, biologa nutrizionista. Allora, la dieta mediterranea è un regime alimentare che pone l'attenzione principalmente sulla scelta e sulla qualità degli alimenti, piuttosto che sulle calorie e sulle quantità. Quello che andiamo a riscontrare nella dieta mediterranea sono appunto alimenti della zona del Mediterraneo, quindi si vanno a preferire sempre i carboidrati complessi, preferibilmente integrali, le proteine preferibilmente vegetali, quelle animali vengono considerate da consumare saltuariamente, vengono preferiti gli oli vegetali, quindi in particolare l'olio evo, l'olio extravergine d'oliva, vengono preferite le frutta e verdura di stagione, si segue molto la stagionalità, e quindi una dieta che pone attenzione sulla qualità dell'alimento. Sicuramente non deve mai mancare l'olio evo, che è la base dei condimenti, è il grasso che viene considerato un grasso buono, che deve sempre essere utilizzato come condimento per le nostre pietanze. Non devono mai mancare le verdure di stagione, le verdure fresche, non devono mai mancare i carboidrati integrali, che vanno consumati addirittura 2-3 volte al giorno, le proteine vegetali, soprattutto i legumi, la frutta fresca di stagione e soprattutto l'acqua. È ovvio che per mantenere uno stato di salute ottimale bisogna attuare la combo di sana alimentazione e attività fisica. Questo serve appunto come base per qualsiasi persona, per il bambino, l'adulto, la donna, in qualsiasi condizione. Quello che poi si va a fare nel caso specifico, si va a personalizzare appunto la dieta, andando a modificare quelle che possono essere le chilocalorie o una diversa attività fisica per raggiungere l'obiettivo della persona nello specifico. Perché abbiamo confermato la scelta di questo governo? Punto terzo, anche qui facciamo un po' di chiarezza. Quanto costa
il taglio delle accise che era stato deliberato fino a dicembre dello scorso anno al precedente governo, costa mediamente 1 miliardo al mese. Costa 10 miliardi l'anno. E certo che si poteva fare. Togliendo le risorse da cosa? Ve lo dico, perché io mi sono, diciamo così, ho fatto il punto su una serie di misure che insieme, tutte insieme, costano circa 10 miliardi. Cioè io per prorogare il taglio delle accise del costo della benzina, o per riavviare un taglio delle accise sulla benzina, noi non avremmo potuto confermare il taglio del costo sul lavoro e aumentare il taglio del costo sul lavoro che abbiamo previsto nella manovra finanziaria. Non avremmo potuto aumentare del 50% l'assegno unico per le famiglie per il primo anno di vita del bambino e per i primi 3 anni per le famiglie numerose. Non avremmo potuto aumentare il fondo sulla sanità di 2 miliardi di euro come abbiamo fatto. Non avremmo potuto aumentare la platea delle famiglie che potevano accedere al sostegno da parte dello Stato per calmierare le bollette domestiche. Non avremmo potuto immaginare una decontribuzione per i neoassunti, giovani, donne, percettori di reddito di cittadinanza. Non avremmo potuto istituire il fondo carrello per aiutare a fare la spesa di fronte all'aumento dei generi di prima necessità per le famiglie più fragili. Non avremmo potuto mettere risorse sul fondo per i crediti di imposta delle piccole e medie imprese. Tutte queste misure noi le avremmo dovute cancellare dalla legge di bilancio per confermare o per, diciamo, prevedere di nuovo il taglio delle accise. Io credo che questo tema del rafforzamento della democrazia sia il grande tema di questi giorni, di questi mesi e di questi anni. Nei discorsi di Davide c'è un riferimento molto forte, subito immediatamente successivo a quello che è successo a Capitol Hill. È abbastanza impressionante che siamo qui oggi, qualche ora, qualche giorno dopo, rispetto all'assalto alle istituzioni di Brasilia. Sembra che non soltanto nulla non sia cambiato, ma anzi che la situazione sia anche peggiorata. E cioè che fatti come questi siano considerati come fatti che possono avvenire tranquillamente. E io credo che questo tema del rafforzamento della democrazia ci riguardi, e per noi questa quarta lezione di David è una lezione che ci tocca nel nostro impegno di tutti i giorni, di fare del nostro partito democratico un partito che sia democratico per davvero, un partito che oggi sta guidando un percorso congressuale difficile, ma sapendo che questo percorso congressuale è una grande responsabilità per tutti noi. Dobbiamo far sì che questo percorso congressuale funzioni, funzioni bene, che ci troviamo uniti fino alla fine con una grande partecipazione di popolo e che riusciamo a far sì che raccontiamo all'esterno che la democrazia vive dentro un partito e che i partiti politici non sono dei piccoli totalitarismi che raccontano di democrazia agli altri. Chi non vive la democrazia al suo interno non la può raccontare e condividere con gli altri. Però questo sembra essere diventato oggi una cosa abbastanza eccezionale, un partito che fa un congresso e dall'esterno si critica e si prende in giro perché discutiamo di come si decide democraticamente al nostro interno. Quasi come se la regola dovrebbe essere che un capo si riunisce in una stanza con uno specchio davanti a lui e decide, annuncia e fa. Questa non è democrazia. La democrazia, per essere rafforzata, ha bisogno esattamente di tutto questo. Facciamolo bene questo congresso, partendo anche e soprattutto da questa lezione. Verrà vincolata. È vero che Salvini è vicepresidente del Consiglio, ma c'è un parere molto determinato di 2 comitati, al tempo di Franceschini, che indica il vincolo relazionale, che è il vincolo che riguarda la storia e la memoria del monumento, come fosse un monumento a Falcone Borsellino, che uno può trovare non buono, non bello, ma non può abbattere perché la memoria è più forte dell'interesse del monumento. Quindi il problema non è monumentale, è relazionale. Oltretutto c'è un dato che va oltre Salvini e oltre Sala,
singolarmente d'accordo su questo progetto insensato di abbattere lo stadio, che nel 2026 ci saranno le Olimpiadi a Milano ed è previsto che la celebrazione delle Olimpiadi sia dentro lo stadio Meazza. Questo naturalmente stabilisce una data molto avanzata, quando Sala non ci sarà più, il nuovo sindaco dovrà prendere delle posizioni e lo stadio avrà ormai 70 anni, quindi avrà un vincolo automatico secondo quello che la legge richiede per i monumenti. Nel caso del vincolo che io richiamo, il comitato di settore, anzi due comitati, hanno indicato questa dimensione legata al significato simbolico, ai grandi giocatori, alle partite, alla memoria, a Rizzoli, a Berlusconi. Il fatto che da Berlusconi a Moratti i grandi presidenti siano contrari la fa pensare come questo sia logico. Che poi Salvini, per ragioni che non conosco, sia d'accordo con Sala, mi pare di per sé un elemento negativo per lui, cioè essere d'accordo con Sala, non si può mai essere d'accordo con Sala, è un dogma. Sala deve stare in un'altra sala e questo avverrà presto, quando il suo mandato sarà finito, e allora potrà finalmente occuparsi Salvini del problema importante e cruciale della sua impresa, che è il ponte di Messina. Ecco, si occupi di fare il ponte di Messina e anche uno stadio a Messina, e lì sarebbe perfetto. La strada della piena ripresa è ancora lunga e per tornare ai livelli pre-Covid il settore turistico mondiale dovrà aspettare ancora un paio d'anni. È quanto rilevato dall'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che in un rapporto identifica le tre cause del rallentamento della corsa alla normalità. Lo shock energetico provocato dall'invasione russa dell'Ucraina, l'alto livello di inflazione e l'indebolimento del potere d'acquisto delle famiglie. Fino al 2021 nessuno dei 38 stati che fanno parte dell'organizzazione è riuscito a recuperare il livello di turisti internazionali raggiunto nel 2019. Fino a luglio 2022 il flusso di viaggiatori in queste nazioni è stato inferiore di quasi 20 punti percentuali rispetto a luglio 2019. L'impatto della pandemia ha ridotto il contributo del turismo al prodotto interno lordo, un indice che si aggirava attorno al 4,4% di media e che nel 2020 è sceso all'1,9%. La strada è ancora in salita, anche se la situazione è di gran lunga migliore rispetto ad altre aree, come quella Asia-Pacifico, dove a causa di restrizioni molto più severe il calo a luglio è stato di almeno il 40% rispetto ai livelli pre-pandemici. A livello globale non ci sarà una vera ripresa del turismo internazionale prima del 2024 o più probabilmente del 2025. In ogni caso le prospettive sul lungo termine sono decisamente buone. Il numero di turisti internazionali, che nel 2019 aveva raggiunto quota 1,5 miliardi, supererà la soglia degli 1,8 miliardi prima del 2030. Abbiamo messo in piedi, abbiamo deciso quali sono le priorità, perché il tempo è una categoria importante sia per i lavoratori che per le imprese. Quindi adesso vediamo di sbloccare il nostro fondo, che era per investimenti sugli impianti di risalita e di innevamento per il 2023, di poter invece dare le risorse a chi ha fatto questi investimenti nel 2022. Stiamo lavorando col Ministro del Lavoro per vedere quali sono gli ammortizzatori sociali che possiamo utilizzare, perché il problema è che in questo settore ci sono moltissimi lavoratori stagionali. Vediamo di poter liberare quelle risorse che sono in pancia alle regioni per il Covid e che non possono essere spese per altre finalità. Lavoriamo, come ci ha suggerito, che è stato un suggerimento importante, sul famoso decreto Monti per l'IMU, che il 50% deve essere dato a zone disagiate per alcuni comuni. Oggi chi ne ha più bisogno sono proprio i comuni dell'Appennino, per cui su queste quattro direttive ci muoviamo in maniera veloce e speriamo nel giro di poche settimane di poter dare delle risposte. Aumentano a novembre i prestiti bancari al settore privato. Secondo i dati forniti dalla Banca d'Italia, sono cresciuti del 3,5% su 12 mesi, in lieve crescita rispetto a ottobre. I prestiti alle famiglie sono aumentati del 3,8% su base annua, quelli alle società non finanziarie del 2,8%.
I depositi del settore privato sono invece in diminuzione, così come è scesa la raccolta obbligazionaria, seppur con una percentuale dimezzata a confronto con ottobre. Continuano ad aumentare i tassi di interesse, in particolare quelli sui prestiti erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, comprese le spese accessorie, si sono collocati al 3,55% rispetto al 3,23% di ottobre. Quelli sulle nuove erogazioni di credito al consumo salgono al 9,25%. In crescita anche i tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie. Accordo tra Unioncamere e Federalberghi per costruire un'alleanza tra il mondo della formazione e delle imprese a sostegno della crescita economica del turismo. La collaborazione si inserisce nelle attività già in avanzata fase di sperimentazione da parte di entrambe le organizzazioni, insieme alla rete nazionale degli istituti alberghieri per la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti degli istituti nei percorsi per l'orientamento. Obiettivo principale dell'intesa, alla luce del previsto riordino del sistema di istruzione secondaria superiore, è quello di unire le forze per favorire lo sviluppo di professionalità con competenze che rispondano ai concreti fabbisogni formativi delle imprese operanti nel settore turistico. Partendo dall'analisi sulla domanda di profili professionali delle imprese, realizzata tramite il sistema informativo Excelsior da Unioncamere e Anpal, per i prossimi 5 anni è previsto un fabbisogno occupazionale di oltre 330.000 unità nel settore del turismo, con una difficoltà di reperimento che supera ormai il 40% del fabbisogno stesso. Unioncamere e Federalberghi lavoreranno alla costruzione e condivisione di mappe di competenze e alla individuazione di profili da formare. Grazie a questa intesa verranno promosse tra l'altro iniziative congiunte per l'orientamento degli studenti, dei docenti, nonché dei tutor scolastici ed aziendali impegnati nei percorsi di formazione.